Allora, ci mettiamo anche un po' di grasso? No, no, magro, magro come te. E che sono queste novità? M'hai detto sempre che ti facevo schifo perché ero tutto ossa. Oh, ma non ti dovevi sposare con Alfredo? Sì, sì, ma c'è ancora tempo. E intanto per un mese o due mi servirebbe un altro fidanzato. E hai scelto me? Sì, sì. Oh, ma per un mese o due. Ti va? È una cosa che si può discutere. Ma tu, in cambio, che mi dai? E tu che vuoi? Oh, niente. Mi basta che facciamo come se fosse un fidanzamento vero, eh? Lasciami, vieni qua. Vattene! Lasciami! Ti sbagli, che cosa ti sei messo in testa? Te l'ho detto, niente, no? Lasciami! Lasciami! Ma insomma, oh, dico, ma sta buona! Ecco, ma ferma! Prendi. Ma che sei impazzita! No, ti prego! Oh, ma lascia! La trippa è mia! E lei perché me l'ha tirata addosso? È che sono stato io, è stata lei! Ma scalzone! E non ci provare mai più, sai! Ma lei c'era proprio con me! Buongiorno! Già me l'ha dato il buongiorno! Oh, mi dispiace! Ma a certi mascalzoni bisogna insegnargliela l'educazione! Che le è successo ancora? Niente. Ognuno ha i suoi guai. Lei non mi può capire. Se si tratta di guai, nessuno meglio di me la può capire. Lei? Ma mi faccia il piacere. Chi tiene i quattrini risolve sempre tutto. Già, il problema è averli. Ma lasciamo andare, va. Arrivederci. No, aspetti. Non ci credo che non ha quattrini. Non ci creda, che ci posso fare? Ma come? Ieri sembrava un gran signore che non avesse altro da pensare che baciare quella signorina bionda. E oggi per mangiare devo cercarmi un lavoro. Che vuol farci? Alti e bassi della vita. Beh, arrivederci, ho fretta. Aspetti. Che c'è ancora? Sul serio, lei cerca un lavoro? Sì, sul serio, sul serio. Non vuol capire che sono rimasto soltanto con quello che ho addosso? Che cosa sa fare? Tutto. Cioè, niente. Ma mi arrangerò. Lo farebbe il bagnino nel mio stabilimento? Veramente speravo in qualcosa di meglio. Ma si tratta di bagnino, per modo di dire. Come sarebbe? Lei può continuare a fare tutto quello che vuole, anche cercarsi un mestiere più redditizio. Le farò fare la vita del signorone. Ma, scusi, che razza di bagnino cerca lei? Ma il bagnino è una scusa. Sì, perché io vorrei rimandare ancora il matrimonio. Ha capito adesso? No. Si tratterebbe per un mese o due di far finta che lei è innamorato di me, e io di lei, naturalmente, e che siamo fidanzati. Ma lei è matta. E di che ha paura? Mica me ne mangio i fidanzati. Lei fa un piacere a me e io ne faccio una a lei. Ma non dica sciocchezze. Arrivederci. Ma... Anzi, addio.